Siamo pronti? Siamo allegri? Anche se il tempo è un po' così, noi lo stesso siamo allegri, dai, forza! Allora, facciamo una bella scarola ripassata, quella come piace a noi, con i pinoli, l'uvetta, l'alicetta, l'aglio, il peperoncino e la scarola. Allora, questa è la scarola, guardate. Allora, qualcuno dirà, ma è troppo verde. A noi non ci interessa, perché quando è così tanto verde, vedete, questo qui è la parte più tenera centrale, guardate, è così, guardate. Questa è la parte più tenera, con le foglie chiare, e quella più verde e dura. Quindi che cosa si può fare? Ascoltate a me. Tutta la parte scura è quella un po' più dura, quindi la cuociamo. Invece, quella più tenera la possiamo usare anche a modo insalata, mangiare come insalata, ok? Questo è il modo per utilizzare tutto, ma non solo della scarola, della lattuga, dell'indivia riccia, di tutte queste piante che sono insalate e che si possono poi anche utilizzare come verdure. Siamo pronti? Sempre nella categoria mangiamo bene, spendiamo poco, ma roba buona, ok? Allora, io adesso che faccio? Metto tutto qua dentro, anche le foglie più tenere, perché oggi non voglio fare insalata, voglio soltanto mangiare la verdura cotta. Quindi, allora, qui sappiamo sempre bene, acqua salata, in piena ebollizione, quindi non fate le foglioline troppo piccole, a me piacciono belle, cicciotte, che si sente sotto al dente. Quindi, lessiamo senza coperchio, ci ricordiamo, no? Che vengono belle colorate, una spinta dentro l'acqua a farle un po' affogare e pochissimo tempo per cuocere. Quanto? Quanto è sto poco tempo? Appena alza il bollore, fermate tutto. Pronta, pronta, pronta. Vedete che bel colore? Non c'ha quel colore scuro, un po' ossidato, è bellissimo, guardate. Un po' croccantina, perché a noi le cose mosce, sempre croccante. Scrocchiarella a noi ci piace. Vai. Adesso, fondo. Sempre l'olio buono. Allora, è una cavolata quella che dicono. Usiamo l'olio che non è buono per cucinare, per fare i fondi. Non è vero, è pesante. Allora, sempre olio buono. Stavolta Sommariva. Agostino, amico mio, bello. Poi, sentite così. Allora, è una cosa. Partiamo, facciamo un po' soffriggere il tutto, metto a 7, poi prendo la ricetta, eccole qua, c'ho il peperoncino, lo comincio a tagliare, veloce, 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 veloce. Intanto soffriggio il peperoncino. Se non c'è Mario, c'è il gatto. Vai, e vai. Oh! L'aglio è pronto, lo tolgo, vedete? Dorato, così. Non lo bruciate. Bello. Alicetta, fuori. Bella. Poi, peperoncino, vai. Ah, e musi. Eccole qua. Poi, un giorno ci divertiamo a fare le alici in casa, ok? Quando costano poco, il prezzo è giusto, ce le facciamo in casa sotto sale, che ne dite? Va bene? Così controlliamo tutta la filiera. Vai! Allora, ci siamo, è sciolta, poi vai, do una strizzata alla nostra scarola e vado. Ah. Ah. Brucia da morì, però siamo forti. Facciamo bene insaporire. Qua, questo si deve unire tutto quanto. Vedete il bel colore? Ah, mamma mia. Poi, l'uvetta ammollata. Dai, così. Mo so dolori, i pinoli. Vi posso dire una cosa? Ma costano cari. Se volete, non li usate. Se ce l'avete, li usate. Se non ce l'avete, non li andate a comprare. Cominciamo a fare così. Ci possiamo mettere un'altra frutta secca, o se no senza i pinoli, non fa niente, non c'è problema. Io qui in questo caso ce l'avevo a casa e l'ho usato. Ma sarà buono? Sarà giusto di sale? Ah. Oh. Oh. Oh.
poi inizia un altro, vai, poco 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 poco, vai, così. E vi posso dire una cosa, facciamo un po' assorbire questa acquetta che non mi piace. Guardate il bel colore, guardate il bel colore. Ah, se volete un'altra dritta potrebbe essere quella: tostate i pinoli a parte, li fate un po' dorare e poi ce li mettete dopo, ok? È pronta, guardate che bel colore, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Raccogliamo adesso un po' dei pinoli di uvetta, eccoli, vai, che bontà. E poi che fai, non ce lo metti un po', eh? Ci sta bene, no? Adesso forchettina. Questo, allora, io non voglio dire cavolate, però questa qua, mezzo a due fette di pane, così, ma non è già questa soddisfacente? Allora, in questo caso, vedete, poi alla fine, noi italiani siamo un po' vegetariani, lo siamo la maggior parte della settimana, due volte a settimana carne e pesce, mi raccomando. Ah, è buono. Allora, scrocchiarella saporita, perché noi vogliamo le cose, vogliamo scrocchiarella, abbiamo detto buone da morì. E che volete, fateci pure un bel risotto, ma la prossima volta faccio un risotto con l'indica. Un bacio a tutti e un abbraccio, viva le cose semplici, buone e anche economiche, ma di qualità sempre. Ciao.